Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Si torna a parlare di mitologia norrena, grande richiesta, perché molti ne avete richiesto nel corso degli ultimi anche mesi in realtà. Oggi parliamo di un argomento potenzialmente molto breve, ma che in realtà potrebbe incuriosire parecchi appassionati, specie di appassionati del videogioco God of War, che li hanno visti almeno una volta nella loro vita sti due individui, due di quattro individui. Oggi parliamo delle strane e misteriose storie dei figli circa di Thor: Magni, Modi, Huller e Truder. Banda alle ciance e sigla! Cominciamo da una premessa: tutti i figli di Thor non sono nati all'interno del matrimonio, come quasi è normale per le divinità, anche se il nucleo familiare di Thor è un po' particolare. Difatti Thor, sposato con la dea Sif, pare avere nel suo nucleo familiare un figlio di primo letto della moglie, ovvero solo figlio di Sif e di un precedente compagno, per l'appunto il dio Huller, e un figlio nato con una gigantessa, figlia di Thor e di una gigantessa, Jan Saxa, di nome Magni. Solo Modi e Truder sarebbero i figli legittimi del matrimonio fra Thor e Sif, ma in realtà vivono tutti quanti insieme, felici e contenti, come una bella famiglia moderna. Sigla! No, non è vero, non metto la sigla perché sennò scatti il copyright. Visto che il video dovrebbe incentrarsi sui figli di Thor, tralasciamo per un attimo Huller, che è il figlio di Sif, per ritornarci poi dopo. Anche lui ha una storia molto particolare. Parliamo invece generalmente di Magni, Modi e Truder. Magni significa forza, significa grandezza. Modi significa o rabbia o coraggio. Truder significa potenza in battaglia, una cosa simile. Molti esperti incominciano a pensare che dire che figli di Thor sono la forza, la potenza, il coraggio e l'ardore probabilmente significa semplicemente descrivere il dio come un dio coraggioso, forte e ardimentoso. Quindi questi figli assolvono grosso modo a una funzione descrittiva del grande Thor. Perché partire con questa premessa e dire che probabilmente questi figli di Thor rappresentano giusto una descrizione del loro papà? E ragazzi, perché sti qua non fanno niente. Letteralmente Magni, Modi e Truder sono tre divinità che praticamente non hanno storia. E se qualcosina possiamo sapere su Magni e su Truder, anche se per Truder ci sono un sacco di dubbi, Modi, che è l'unico figlio maschio legittimo di Thor e Sif, non ha storia, non ha letteralmente nessun aneddoto che fa riferimento a lui, neanche alla lontana, se non per il kenning di Thor che indica il dio del tuono come padre di Modi. Fine. Ed è imbarazzante, visto che Modi insieme a Magni finirà per essere l'erede di Thor dopo il Ragnarok. Ed è una divinità di cui non sappiamo assolutamente nulla. Di Magni sappiamo già qualcosina in più. E però tutto quanto si ricollega alle fasi finali di una storia particolarmente paradossale, ma andiamo con calma. Magni non è un figlio legittimo del matrimonio fra Thor e Sif, ma è il figlio che Thor ha avuto con una gigantessa, Jan Saxa. Non si sa ovviamente per quale motivo Thor abbia avuto a che fare con questa gigantessa. Probabilmente possiamo speculare che Magni, dovendo essere l'erede di Thor, in qualche modo ne ripercorra le origini, essendo anche Thor figlio di un Aesir e di una gigantessa, ma non abbiamo nessun altro dettaglio riguardo alla sua vita. Abbiamo qualche dettaglio sulla sua primissima infanzia, in cui Magni diventi protagonista di una cosa incredibile. La storia in effetti riguarda l'incontro che hanno gli Aesir con il gigante Hrungnir, che arriva in qualche modo a scontrarsi con gli dei di Asgard per un cavallo.
A quanto pare Odin un giorno visitò la dimora Jotunheim di Rungnir, questo potente gigante, da molti detto essere uno dei più potenti della sua razza, se non il più forte in assoluto, che pareva avere un cavallo straordinario. Gullfaxi doveva essere uno stallone che, a dire di Rungnir, doveva essere addirittura superiore al buon Sleipnir, la cavalcatura di Odino, figlio di Loki. E quindi Odino era andato lì a controllare, in qualche modo a stuzzicare il gigante provocandolo. Anche il gigante, dall'alto della sua potenza, fece altrettanto, si ripresentò ad Asgard, invitato da Odino in realtà, quindi godendo del diritto all'ospitalità, e pranzando e sbaffandosi in mezza dispensa del Valhalla, incominciò a vantarsi di quanto non solo il suo cavallo fosse infinitamente migliore di Sleipnir, ma che in pratica lui potesse letteralmente defecare in testa a tutti quanti gli dei senza che nessuno potesse fare niente. E perché Rungnir si macchiò di cotale atto di ubris? Semplicemente perché Thor non c'era. Thor era in giro a uccidere simili di Rungnir. Quando Thor tornò a casa e si ritrovò Rungnir che insultava tutti e mangiava cibo gratis, capite che Thor aveva già il martello in mano. Tuttavia, godendo del diritto dell'ospitalità ed essendo Rungnir anche disarmato, semplicemente disse che sarebbe stato vile da parte del dio del tuono ucciderlo in quell'istante, perché avrebbe infranto il giuramento e avrebbe attaccato un uomo disarmato. Quindi entrambi concordarono di fare una sorta di duello, due contro due tra l'altro, con Thor accompagnato dal buon Thialfi, il ragazzino che si era preso ai tempi della sfida contro Utgard Loki, per vedere chi è il migliore. E tra l'altro il gigante promise di presentarsi lì solo con uno scudo e una cote, cioè la pietra per affilare le spade, promettendo che sarebbe stato ben capace di sconfiggere il dio del tuono solo armato di una cote. Quando i due si presentarono nel luogo, che non vi pronuncerò perché è troppo complesso come nome, dove avevano concordato di incontrarsi per il duello, il gigante aveva riservato una sorpresa. Praticamente insieme agli altri giganti aveva creato una sorta di golem, un essere di argilla e pietra di nome Mokkurkalfi, gigantesco, enorme, incredibilmente forte a detta dei giganti, che avrebbe dovuto aiutare Rungnir a sconfiggere il dio del tuono, il suo gregario, che per quanto forte stesse diventando, perché Thialfi poi diventerà effettivamente protagonista di alcune imprese eroiche, era un ragazzino umano. Tra l'altro poi la cote con cui si presenta il buon Rungnir non è neanche una cote normale, è un'enorme pietra cote di dimensioni ciclopiche, e si ripresenta anche con uno scudo di quercia, di legno pesantissimo e pietra, praticamente uno scudo a torre, quindi che lo copre completamente. Thialfi, che era più rapido di pensiero forse che di muscoli, disse una cosa molto particolare per ingannare il gigante. Thor praticamente prese il volo e si allontanò prima del duello, cominciando a caricare, e Thialfi disse a Rungnir: stolto che hai lo scudo davanti a te, il mio padrone ti attaccherà da sottoterra. Rungnir, come uno scemo, abbassa lo scudo e lo mette per terra. Thor arriva correndo dalla distanza e gli lancia frontalmente, ovviamente, Mjolnir verso la testa. Non potendo parare con lo scudo, Rungnir lancia la sua cote che impatta contro Mjolnir. Mjolnir la frantuma e colpisce per intero la testa del gigante, spappolandola. Fine. O meglio, sarebbe finita, perché Thor, correndo verso il suo nemico e lanciando il martello, si mette in traiettoria di caduta del gigante, che comunque è gigantesco. Quando questo gli si spappola il cervello, incomincia a cadere sul dio Thor. Thor, che era stato poi ferito da uno dei frammenti della gigantesca pietra cote di Rungnir, che gli si era ficcato direttamente in testa. Il gigante cade su un Thor praticamente comatoso, perché è gravemente ferito in testa da questo frammento di pietra cote, e nessuno è in grado di sollevare il corpo del gigante per liberare Thor, che sta morendo, anche se nel frattempo Thialfi, non si sa come, non si sa perché, riesce a sconfiggere questo golem di argilla, Mokkurkalfi. È a questo punto che Magni interviene.
figlio di 3 anni, a quanto pare si avvicina al gigante. In alcune versioni più moderne solleva il martello dal corpo del gigante, in altre versioni semplicemente solleva per intero il gigante, lo scaraventa via prendendolo per il piede e salva il padre dicendogli a 3 giorni, ripeto, Magni: se fossi arrivato prima avrei sconfitto il gigante con le mie nude mani senza che tu avresti dovuto fare niente. Magni! A chiudere tutto, Thor, per premiare Magni della sua impresa eroica, tra l'altro, gli donerebbe Gullfaxi, il cavallo incredibile del gigante Rungnir, offendendo Odino che lo voleva per lui. Oltre Sleipnir voleva pure Gullfaxi. Che ingordo. Questa è tutta la storia di Magni che, a quanto pare, da quello che ci viene detto in questo momento, probabilmente è più forte di Thor. Di modi non sappiamo nulla, assolutamente nulla. Passiamo a Truder. Parlare di Truder è molto complicato perché non sappiamo molto su di lei. Sappiamo che dovrebbe essere una delle figlie legittime di Thor e Sif e che dovrebbe essere la stessa Truder che viene annoverata tra le Valchirie di Odino. Tra l'altro dovrebbe essere una Valchiria che serve da bere anche nel Valhalla. Però non viene mai letteralmente, proprio distintamente, chiaramente specificato che questa Truder sia la stessa Truder figlia di Thor. Ma possiamo darla per buona, perché tanto una figlia di Thor che fa la Valchiria ci sta. Ci sta tutto. Non sappiamo letteralmente nient'altro. Possiamo andare avanti solo per congetture. Per esempio, in alcune fonti, Rungnir, il gigante ammazzato nella storia che vi ho appena finito di raccontare, viene chiamato il ladro di Truder, ma non sappiamo se c'è per davvero una storia che parla del rapimento di Truder da parte di Rungnir, che giustificherebbe poi in altri modi il combattimento fra Thor e il gigante. C'è poi una storia relativa a un nano fabbro di nome Alvis che aveva ottenuto il permesso di sposare la figlia di Thor a patto che lui continuasse a produrre armi per gli Aesir. Thor non era molto d'accordo e riuscì con l'inganno a uscire fuori da questo patto, perché un giorno, anzi una notte, portò fuori il nano e incominciò a fare una sorta di gara di indovinelli, a parlare con lui e a costringerlo a continuare a lavorare, fin quando non sorse il sole. Portandolo allo scoperto, i nani, sotto la luce del sole, diventano pietra, quindi il povero Alvis divenne di pietra e Thor dovette, anzi riuscì, a non far sposare sua figlia con questo nano. Il problema è che questa figlia non ha nome in questa storia, quindi potrebbe essere Truder, ma non lo sappiamo. E questo è letteralmente tutto quello che sappiamo sui figli di Thor. Passiamo al figlio adottivo di Thor, figlio di Sif, di primo letto, Uller. Uller è universalmente riconosciuto come il dio cacciatore e il dio arciere sulla neve, perché è sempre rappresentato con un arco, con una freccia incoccata e gli sci ai piedi. Di Uller sappiamo addirittura il nome della sua casa, che sarebbe Idalir, piana dei tassi. Questo perché il legno di tasso nella cultura scandinava probabilmente era il legno migliore per fabbricare un arco. Quindi il dio degli arcieri vive laddove può trovare la materia prima per i suoi archi. Non sappiamo tanto altro su Uller tranne qualche dettaglio che fa pensare, tipo sappiamo che probabilmente aveva un anello o un monile, chiamato l'anello di Uller per l'appunto, su cui si facevano patti infrangibili, parimenti a come si faceva su Gungnir. Inoltre, in alcune stanze dell'Edda, in alcuni passi della mitologia scandinava che ci è pervenuta, spesso salta fuori questa espressione: grazie al favore di Uller e di tutti gli altri dei. Unendo questo dettaglio al fatto che l'etimologia del nome Uller probabilmente fa riferimento a Vultor o Vultor, che significherebbe gloria e splendore, si avanza l'ipotesi per cui Uller in antichità fosse, parimenti a Tyr, uno dei vari epiteti al dio supremo di questa o quella regione scandinava al posto di Odino, poi soppiantato dal nome Odino e dalla religione che
conosciamo noi, per quanto ci siano i mille dubbi, quindi prendete queste informazioni molto con le pinze, è diventare un dio minore, come è successo con Tyr per l'appunto, o con Bragi, che un tempo probabilmente erano personalità del dio unico da cui poi forse si è originato anche Odino, e che adesso invece sono diventati degli dei molto minori di cui non si sa nulla, perché probabilmente molte storie che appartenevano a loro sono confluite in Odino, banalmente, o in Thor. Ciò verrebbe testimoniato dal fatto che un sacco di luoghi effettivamente si chiamino, abbiano il toponimo dedicato a Uller, questo è il termine tecnico, ma c'è da dire che non c'era nessuna abbazia cristiana convertita da un tempio di Uller, il che testimonierebbe che effettivamente ai tempi dell'arrivo dei cristiani in terre scandinave, con la conversione del luogo e dei fedeli all'antica religione, probabilmente già era esaurito il culto di Uller in favore di quello di Odino. Per semplificare tutto il discorso al massimo, l'unica altra informazione che abbiamo su Uller viene dalle storie mitologiche del Saxo Grammaticus, in cui ci viene specificato come Otinus, Odino, per un certo periodo di tempo venga scacciato dal trono e venga sostituito da Ollerus, Uller, per 10 anni. Tornato Odino, Ollerus scappa dalla terra scandinava e viene ucciso precisamente in terre danesi. Fine. Basta, questo è tutto. Però è molto probabile, vi ripeto, che Uller in passato abbia avuto una decisa e maggiore importanza rispetto a quello che sappiamo noi oggi, ma purtroppo buona parte di quelle testimonianze, se non tutte, sono perdute. Non è facile trovare questi personaggi in giro per la cultura popolare. Come vi ho detto, Rungnir, Magni e Modi effettivamente si trovano in God of War, per esempio. Li si trova entrambi fratelli, grazie, e si trova anche il riferimento alla cote di Rungnir, sebbene in occasioni diverse, è presente nel gioco e spiega un sacco di cose, in effetti. Truder è già diversa perché non la si trova spesso, la si trova spesso nei fumetti, però la figlia più famosa di Thor nei fumetti Marvel si chiama Thorun e non Truder, ma dove viene rappresentata tendenzialmente è sempre una valchiria. Uller invece, devo essere onesto, non l'ho mai visto in giro, mai nella vita, tranne che in Smite come campione. Se voi l'avete trovato da qualche altra parte, in qualche altro media, ditemelo nei commenti, io mi fermo qui. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie a tutti quanti i mi piace, le condivisioni, i commenti e questo su tutti quanti gli altri video. Se volete sostenere il canale come al vostro solito, vi ricordo di iscrivervi, accendere la campanella, lasciare mi piace. Trovate i link per la piattaforma Viola di streaming in descrizione, insieme ai link per donare robe, Patreon, mi raccomando dateci un'occhiata, e tutti quanti i link social per rimanere aggiornati, assieme anche al profilo Doceti e allo storico anche di Topolinia. Noi ci vediamo al prossimo video. Bye!